La prima volta in cui Federica Panicucci parla di Marco Bacini, l'amore per lui mi ha travolta. Stanno insieme da circa un anno ma solo oggi Federica Panicucci ha accettato di parlare della storia d'amore con Marco Bacini. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice di Mattino 5 conferma di stare vivendo una seconda fase radiosa della sua vita. L'amore l'ha travolta una seconda volta dopo la separazione da Mario Fargetta, suo compagno storico e padre dei suoi figli. E lei si dice ben felice di essersi lasciata andare. L'amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta. Alla soglia dei 50 anni, Federica si dice profondamente felice e finalmente realizzata. Nella vita ho fatto più di quanto immaginassi. Ho trasformato la mia passione in un lavoro, sono diventata mamma e penso di aver colto tutte le occasioni. Ho vissuto tante esperienze, positive e negative, che hanno fatto di me la donna che sono. La conduttrice sulla cronaca nera in TV. Federica conduce Mattino 5, trasmissione che va in onda su Canale 5 tutti i giorni e che, tra le altre cose, si occupa di cronaca nera. La conduttrice difende le scelte operate dalla trasmissione, sebbene confermi la volontà di avvicinarsi a determinati argomenti con il dovuto rispetto. L'eccesso di cronaca nera in TV? Dipende sempre molto dal modo in cui si affrontano le notizie. Non credo ci sia troppa cronaca, è corretto raccontare ciò che succede nel modo più delicato, senza dimenticare che hai davanti un pubblico che vuole essere informato e ha bisogno di essere rassicurato. I 50 anni di Federica Panicucci. Federica compirà 50 anni tra circa un mese, circa 30 dei quali trascorsi in televisione. Insieme alla rivista diretta da Alfonso Signorini traccia un bilancio dei suoi successi e ricorda i momenti più belli della sua straordinaria carriera. Enzo Tortora era un uomo straordinario, provato ma orgoglioso. Lavorai con lui quando avevo 19 anni ed ero in quello studio quando tornò a Portobello e disse, dove eravamo rimasti? Con Celentano, invece, realizzai Arrivano gli uomini. 7 minuti prima di andare in diretta sul TG1 per presentare il programma, arrivò Claudia Mori che disse, le domande che hai preparato non vanno bene, Adriano ha cambiato idea. Pensai seriamente di scappare, ma poi mi feci forza e andai in onda improvvisando. Anche se sono una precisa che ama prepararsi, funzionò. La separazione da Mario Fargetta. L'amore con Bacini è arrivato qualche tempo dopo la separazione tra la Panicucci e Mario Fargetta. Era il dicembre del 2015 quando i due ammisero di essersi lasciati, ma pare che la crisi tra loro durasse già da qualche anno. La loro storia non è mai ripartita, ma i due sono rimasti vicini, accomunati dall'amore nei confronti dei loro bambini.